Parte da qui dallo stand di moto.it, la mia super top 10 di questo EICMA 2018. Decimo posto per la CB650R, una motocicletta che riprende le forme di quelle che abbiamo già visto nei modelli superiori e inferiori. 650, 95 cavalli a 12.000 giri, è una motocicletta che secondo me verrà venduta in un sacco di esemplari alla stregua di quello che è successo con la Hornet sino ad oggi. Decimo posto nella mia personalissima classifica. Nono posto per una Suzuki di cui avete già capito il nome. C'era questa moto che abitava sotto casa mia negli anni 80, quando ero piccolino scendevo, c'era un tizio che ce l'aveva, ci sbavavo sopra questa moto, e oggi viene riproposta in questo design assolutamente moderno. Mi piace tantissimo, il motore è 1000 a 150 cavalli, per cui non ha una potenza esagerata, ma devo dire che dal punto di vista estetico si fa davvero super notare, è molto bella. E qui all'EICMA 2019 sono state presentate le versioni black, ve la faccio vedere qui a tutti i dettagli. Fatti scuri a partire dalla pinza freno della Brembo, la vedete lì davanti, a partire dal telaio, a partire dal motore che è pitturato di nero, dallo scarico che è brunito, e anche il forcellone, come vedete, tutto nero. Tutto nero, su scritta rossa, Katana, eccola qui nella zona laterale, manca solo la ragazza nera sopra e poi sarebbe stato top assoluto. Nono posto, totalmente fuori classifica nel modo più assoluto, il Caballero, troppo bello, bellissima, ma completamente fuori classifica la Wittpilen 701 Aero dello Husqvarna, motore monocilindrico, bella in questo frontale, molto anni 60, anni 70, un po' Moto Guzzi, però il resto della forma è veramente molto moderno, uno stile che mi piace, motore monocilindrico, telaio a traliccio di tubi, è diciamo un'anticipazione di quello che potrebbe essere una moto sportiva di casa Husqvarna. Fatemi sapere se vi piace. Fuori classifica queste tre hostess che giocano con la mela, grandissime. Mi dai la mela? Yeah, posso? Can I eat? Yes. Buonissima! Ottavo posto per la Indian FTR 1200, bella, bellissima, ditemelo voi, ma a me piace veramente tantissimo, bicilindrico. 1200 è una proposta di questa azienda che è nata nel 1901, pensate, è antichissima. 120 cavalli, 221 kg di peso, costa 16.500 euro, per cui il prezzo è anche interessante, ed è una moto, secondo me, davvero bellissima per le caratteristiche estetiche che è in grado di proporre. Questo spirito un po' Yankee, mettiamola così, ma è allo stesso tempo anche una moto molto interessante da un punto di vista tecnico, col suo telaio in traliccio, l'ammortizzatore montato con modalità cantilever su questo forcellone, anche lui a traliccio, esattamente come il telaio. Bella anche la piastra in alluminio che sostiene tutto il rapporto tra il telaio e il motore stesso. Mi piace anche il giro dello scarico, che ricorda un po' quello della Monster 1200, ma sta davvero molto bene. Bello, no? Ottavo posto. Settimo posto per la Yamaha 700 Tenere bicilindrica fronte marcia, una motocicletta che riprende molto dello spirito daccariano dalla quale deriva. Guardate che bello il frontale con i quattro spot luce e poi una linea soprattutto nel laterale molto leggera nella zona di coda. Bella anche la zona invece frontale dove spicca la presenza di questo super serbatoio. Bello il motore bicilindrico ben integrato all'interno di un telaio in traliccio d'acciaio con lo scarico Akrapovic, in questo caso grafica ufficiale Yamaha. Molto bella anche in nero, eccola qui, vi dico che ha 54 kW di potenza massima, fate voi il conto, 9000 giri, 68 Nm di coppia massima, è un 689 cc, è una motocicletta che porta con sé anche una bella strumentazione digitale che ricorda un po' diciamo le strumentazioni che si usano nella Dakar per fare il roadbook, per montare il roadbook. Guardate che bella anche con le sue belle borsettine, è una motocicletta che ci piace davvero moltissimo. Settimo posto, a te piace la Tenere? Sì. Sì, è bellissima. Stupendo. Settimo posto? Poco. È poco? Però io l'ho messa al settimo lo stesso. Al primo. Al settimo. Super bellissima la RSV4 1100 Factory con le alette. Bella, bellissima. Però per me è fuori classifica. Fuori classifica anche il Moto Guzzi V85 TT. È meravigliosa. Però non lo so, fuori classifica. Sesto posto per la KTM 790 Adventure 2019, 189 kg, 95 cavalli, bicilindrico, fronte marcia, è un motore che spinge bene, devo dire, è una moto secondo me molto interessante, ed è un rapporto peso-potenza che può impensierire anche le BMW tipo l'850 GS. Bella, devo dire, la strumentazione, molto bella la sella, guardate che bellina, la strumentazione completamente digitale con già accessoriata al porta telefono della Touratec. Davanti si distingue come al solito per il design made in Kiska. Sesto posto, bellissima ma fuori classifica la Charleston, una moto che abbiamo realizzato in collaborazione con Citroen, guardate che bella che è, basata su una Bonneville ma poi è stata personalizzata per sembrare questa.
Fuori classifica, anche se meriterebbe il top assoluto, proprio top prima, la moto Morini Milano, guardate che bellezza, motore 1200 V87, progettato da Lambertini, bellissimo, 116 cavalli, un'estetica veramente meravigliosa, molto bello questo rosso, bellissima la selle con finitura in Alcantara, questa è la limited edition e poi c'è la Milano con questa colorazione blu elettrico, è di un bello pazzesco, anche con questo scarico laterale, con il giro dei terminali, con il giro dei collettori, veramente bellissimo, bello anche il LED nella zona frontale, mi piace molto anche la strumentazione che è completamente digitale, adesso è spenta, però guardate, bellezza assoluta, fuori classifica totale, però la metterei al primo posto. Meraviglia delle meraviglie, pure senza italiana, la nuova pinza Brembo, monoblocco ricavata dal pieno, guardate che bella la lavorazione, si chiama GP4MS, può essere equipaggiata con tutte le super sportive che hanno attacco a 100 mm ed è una pinza che può essere acquistata come aftermarket, bella bellissima però fuori classifica. Bella bellissima la nuova Hyper Motard 950, è stata completamente rivoluzionata nello stile, nella meccanica e anche nel telaio, ma anche questa è fuori classifica. Fuori classifica la Bacchetti che gioca con la Bacchetti che gioca con il sistema tridimensionale della R1, cos'è questa moto? Sì. Beh, molto bello devo dire, ma fuori classifica. Fuori classifica anche la Yamaha R1 GYTR, che significa Genuine Yamaha Technology Racing, è anche difficile da dire, ma è questo l'acronimo di questa nuova R1 che ricorda, guardate un po' la grafica dell'R1 98, anzi 99 direi, perché alcuni dettagli sono più della 99 che della 98, ma questa sigla YZF scritta un po' in giapponese mi piace davvero tantissimo, è una moto pensata per andare solamente in pista e sfrutta al massimo quello che è il potenziale del motore crossplane, 4 cilindri, quindi l'albero a croce, e festeggia degnamente i 20 anni di successi di questa super moto. Quinto posto per la R1250 GS qui in variante HP, bella bellissima con le ruote tassellate, mamma mia che moto, si vende sempre un sacco questa R1200 GS diventata 1250, una nuova fasatura variabile in aspirazione, un motore che spinge fortissimo e fa un suono davvero eccezionale, è migliorata molto anche nella parte elettronica di bordo, è una motocicletta che mutua molte delle soluzioni da parte dell'auto, anche ad esempio il tastino d'avviamento, visto e considerato che c'è la chiave keyless esattamente come nelle automobili, ti permette di accedere alla vettura senza premere il pulsante, qui invece ci accendi la moto avvicinandoti solamente, bella anche la Fiat 150 GS, ma purtroppo questa è fuori classifica. Ragazzi, una sete pazzesca, me la date una cocchetta fresca? Sì o no? Vai. Questo limone? Quella che vuoi. Ecco qua, 0 calorie. Ciao. Ciao. Una cocchetta fresca. Anche tu Bacchetti, certo. Va bene, anche la Bacchetti e la Coca-Cola. Come ho fatto a perdermelo il Monkey 125? Meraviglia delle meraviglie. Lo voglio vedere, domani ci vado. Come sa di chimico questa Coca-Cola. Queste Kawasaki anni 70 mi ricordano da matti i chips, non avevano esattamente questa moto, ma questo serbatoio fatto in questo modo era esattamente quello che poi veniva utilizzato nel telefilm, perché non avevano l'Harley Davidson, però io in qua, quindi queste sono sicuramente fuori classifica. Fuori classifica anche questa Z900 RS, bellissima nello stile, però è solamente una concept bike. Invece c'è la nuova H2R SX ed SE, che sono diciamo le versioni turistiche della Super Tourer con il motore supercharger, quindi c'è una sovralimentazione non turbo, ma c'è un compressore volumetrico che permette a questa moto di avere delle prestazioni davvero fotoniche. Le prestazioni fotoniche per la H2R, che ha un botto di cavalli, va fortissimo, qui invece i cavalli sono un pochino meno, dovrebbero essere 220 se non ricordo male, ed è come vedete una Super Tourer con tanta carena, tanta protezione aerodinamica, pensata per fare tanta strada. Bellissime come concetto queste H2, tutte quarto posto. Fuori classifica anche Tom Sykes, che con la camicia della BMW non sembra neanche più lui. Completamente fuori classifica l'energica, non tanto perché non ci piacciono le moto elettriche, ma perché fanno questo rumore. Tristissimo. Super candido nella musica, nell'allestimento, ma anche nella ragazza tutte vestite di bianco, questo stand, ma è fuori classifica, totale. Dopo anni d'attesa si ritorna a parlare di Aprilia nelle medie cilindrate, eccola qui la 660 RS bicilindrica fronte marcia, motocicletta molto leggera, si ispira ovviamente alla RSV4 per quanto riguarda lo stile, ma lo evolve e lo alleggerisce perché ovviamente il motore è decisamente più compatto rispetto a quella della V4. Frontale da rapace a LED, lo vedete com'è fatto, devo dire una meccanica molto interessante anche per quanto riguarda il telaio, per il momento è una concept per cui non la metto nelle mie top 10, però la metto fuori classifica. È buonissima questa mela qui in MV, però è altrettanto bella questa MV Agusta, brutale, 1000, bellissima, è una moto che mi piace tantissimo, serie oro, identifica come al solito i modelli top di gamma dell'azienda di Varese, 300 esemplari,
42.000 euro? Quanto costa? 42.000 euro i primi 300 esemplari, poi arriverà anche in un modello base, poi vedremo anche quanto costerà. Questa 212 cavalli, quanto pesa? Non si può dire ancora, però è una moto che è estremamente leggera, perde ovviamente la carena rispetto alla F4, mantiene quello che è il telaio, però come vedete, nonostante sia la naked, vengono inseriti i semimanubri. C'è una strumentazione completamente digitale lì sopra, devo dire una moto veramente meravigliosa, in particolar modo qui nella zona di coda dove spicca la presenza di questo far full LED che gira tutto attorno, andando a simulare l'occupazione che ci sarebbe da parte dei quattro scarichi, gli MV tradizionali, che però sono stati spostati nella zona laterale. Bello anche il monobraccio posteriore, anche questo colorato d'oro, bella la dotazione di sospensioni Ohlins, bellissimo anche il cerchio in lega, anzi il cerchio in fibra di carbonio con questa trama rossa, davvero bellissima. Top assoluto, terzo posto della mia personalissima classifica. Top assoluto, questi caschi vintage della Premier sembrano vecchi, sembrano usati, ma in realtà sono nuovi, nuovissimi, sono stupendi, ma fuori classifica. Fuori classifica questo collega giornalista che mi sta occupando questa moto da 6 ore. Scusa, posso chiederti una cosa? Perché c'è la chitarra? Perché devo andare a fare lezione. Ah, e te la porti ad Eikma. Bravo. Te la porti ad Eikma, giustamente. Devo andare direttamente. Numero 1 totale. Moto.it. Sì. Numero 1. Grandissimo. Moto 0 per quest'altro collega giornalista che mi sta occupando la moto anche lui da 700 ore. Quell'altro era 600, questo 700. Io non so cosa hanno da chiedere su sta moto. Non ce la faccio più. Bella, bellissima, meravigliosa questa CB1000R Special Glam Sec 101, bellissima ad accelerazione, dedicata niente po' di meno che a MiG Duan, top assoluto ma fuori classifica. Meraviglia delle meraviglie, la nuova Panigale V4R, l'ultimo ritrovato della scienza di Borgo Panigale, una moto super bellissima, non bella, super bellissima, la metto però in seconda posizione, poi vi farò vedere qual è la prima, semplicemente per il fatto che è l'evoluzione di una moto che abbiamo già visto in concessionaria, 234 cavalli con il kit performance, 221 con il motore di serie, tra virgolette, è un motore che spinge fortissimo fino a 15.500 giri in sesta marcia, dove trova appunto la potenza massima con il kit Akrapovic che viene fornito in via opzionale. 39.900 euro il prezzo di listino, è una moto meravigliosa, pesa 193 kg, 172 kg a secco, ha le alette anteriori che sono esattamente quella della GP16 con cui Ducati ha corso nel mondiale. Tanta tanta roba, bellissimo anche il monobraccio posteriore, come al solito ci fa impazzire, però questa moto va solo in seconda posizione. Ed eccola qui la vincitrice del mio personalissimo premio qui a Eikma 2018, la S1000RR 2018, una moto che si è molto evoluta rispetto al passato, bellissimo, bellissimo, un nuovo forcellone con la capriata rovesciata, ovviamente telaio in alluminio, bello il traliccio qui dietro in acciaio che va ad alleggerire moltissimo la zona di coda. Il motore ha 207 cavalli a 13.500 giri, pesa 193 kg e mezzo con il kit M Sport che è ovviamente opzionale rispetto alla moto di serie. Bellissima, ha perso la simmetria rispetto al modello precedente, guadagna alcuni dettagli come le nuove pinze freno e anche un'elettronica decisamente più sofisticata. Quello che mi piace di questa moto ovviamente è il fatto che si vede per la prima volta. Avrei messo la Panigale in prima posizione, ma semplicemente per il fatto che è l'evoluzione di un modello che avevamo già visto, premio l'audacia della BMW in questo 2018 nel lanciare una nuova moto da corsa. Dal mitico stand della Cerbis chiudo questa top 10 con tantissimo fuori classifica come al solito. La S1000RR secondo me si è meritata la palma della moto più bella di questo salone Eikma 2018, anche se la Panigale V4R è qualcosa di veramente spettacolare. Sono tantissime le motociclette che muovono l'anima, tutte sono in grado veramente di muovere il nostro cuore, sono degli oggetti meravigliosi come al solito, e qui ad Eikma è sicuramente il posto migliore per far continuare a battere la vostra passione. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su Automoto.it. Vi invitiamo al nostro stand di Moto.it al padiglione 15 e come al solito vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, siete sempre collegati, ci commentate sempre i video, ci mettete i like, qualcuno mette anche qualche dislike, ma siamo davvero felici che dedichiate una piccola parte della vostra preziosissima vita a noi. Grazie, ciao!